Quando preparate da mangiare solo per voi, potete pensare che non valga la pena darsi troppo da fare. Se però preparate in anticipo, cucinare solo per voi può farvi scoprire un mondo completamente nuovo, che va oltre una pizza surgelata o una zuppa. Ecco alcuni consigli per preparare pasti sani per una sola persona. Dispensa e congelatore ben riforniti. Riempite il congelatore con sacchetti di frutta e verdura, gamberetti e petti di pollo. Se in dispensa avete pasta di farina integrale, riso non brillato a cottura rapida e fagioli, brodo, salsa di pomodoro, tonno e salmone, potete preparare qualcosa da mangiare in 4:48. Fantasia con gli avanzi. Se cuocete del pollo alla piastra, fatene un po' di più e aggiungetelo alla pasta il giorno dopo. Se preparate del pesce, fatene abbastanza da mettere in tortillas di mais e avrete degli ottimi tacos di pesce per la cena dell'indomani. Fate colazione a cena. Chi ha detto che a cena si debbano mangiare per forza cibi da cena? Perché la sera non provate un'omelette vegetariana con un frutto? Trovate qualche piatto unico di vostro gradimento. Zuppe, carni cucinate con verdure possono essere un pasto equilibrato con un buon apporto di proteine e verdure. Tutto in un solo piatto. Non si butta via niente. Organizzatevi per usare al meglio prodotti deperibili come le verdure. Se avete comprato un grosso mazzo di asparagi e ne cuocete soltanto metà, molto probabilmente finirete per buttare via l'altra metà. Cucinateli tutti e mangiatene la metà come contorno a cena e mettete l'altra metà nell'insalata con cui farete pranzo l'indomani. Adattate le ricette se necessario. Le ricette sono quasi sempre per 4-6 persone, ma in genere è sufficiente dimezzare le dosi senza dover fare adattamenti particolari. Se però vi trovate in difficoltà, seguite le indicazioni normali della ricetta e mettete quello che avanza nel congelatore. Ognuno porta qualcosa. Se conoscete altre persone che di solito mangiano da sole, provate a organizzare cene in cui ognuno porta qualcosa. In questo modo avrete molta più varietà e vi divertirete di più che a mangiare da soli.